Terminano per la GESIP le ferie forzate a causa dell'arrivo dei 5 milioni stanziati dalla Protezione Civile per mantenere attiva l'azienda. Così gli operai sono tornati alle loro occupazioni al centro lavorativo territoriale, al canile e alla piscina comunale e al Foro Italico, dove abbiamo trovato dei lavoratori all'opera. Foro Italico torna ad essere pulito. Cosa avete trovato stamattina? Due camion di spazzatura che già è andato a scaricare. Fino al 16 luglio il Foro Italico riprenderà a essere pulito. Sì, fino al 16 luglio, almeno per quello che si è parlato ieri, il Foro Italico sarà coperto dalla GESIP. Ripresa anche l'irrigazione, quel prato che è stata ferma durante queste 2 settimane? No, 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 questo non è successo, è che il nostro coordinatore umanamente veniva qui a izionare ogni giorno l'impianto di irrigazione. Anche la città dei ragazzi è tornata attiva, dopo quasi 30 giorni di chiusura. La città dei ragazzi da oggi riprende le attività? Sì, abbiamo ripreso, le attività sono ufficialmente riaperte oggi, in attesa, diciamo, degli sviluppi ulteriori della vertenza contrattuale, diciamo. Ma le attività sono pienamente riprese, tranne qualche, insomma, assestamento perché è quasi un mese ormai che è rimasta chiusa, insomma. Poi tra GESIP e GESIP Servizi, qui vi occupate di che cosa? Di animazione dei ragazzi, ma anche di cos'altro? La GESIP Servizi, praticamente che comunque GESIP, diciamo, a pieno titolo, si occupa di animazione socioculturale. Quindi sono 50 operatori formati per lavorare con i minori. C'è un altro ramo dell'azienda che si occupa di assistenza ai disabili. Sono alcune delle attività, diciamo, meno conosciute, diciamo, della tanto vituperata GESIP. È un posto pubblico, cioè, quindi con una cifra irrisoria praticamente è possibile portare qui i bambini, farli divertire, farli lavorare in attività ludico-educative. Sottolineo il carattere pubblico di questo luogo che è garantito alla GESIP, di servizi a costi che certamente i privati non possono garantire. In certi periodi vengono ragazzi da tutta la Sicilia, non solo Palermo. Al cimitero di Rotoli, invece, secondo quanto riportato dai dipendenti, ci vorranno ancora 2 giorni prima che tutto torni alla normalità. Il cimitero del Rotoli torna tutta la normalità. Sì, da oggi abbiamo iniziato a fare i lavori da stamattina, a fare espurghi, tumulazioni, i ragazzi a fare le pulizie nelle sezioni. Speriamo di portare la situazione in porto il più presto possibile. In che stato era il cimitero dopo che siete stati in ferie forzate? Si era aggravato di più ancora. Ora anche noi nei seppellimenti dobbiamo fare degli espurghi, dobbiamo fare operazioni familiari, ci sono tutte le salme messe lì dentro, cerchiamo di smaltire il più presto possibile la quantità di salme che possiamo fare, perché anche i campi ci sono che si sta lavorando. Quante salme ci sono attualmente in deposito? Non lo so di preciso. Già anche il forno è andato avanti stamattina, già ieri il comune l'aveva acceso, ma da oggi anche i nostri operatori da stamattina che lavorano. Quanti siete a lavorare qui al cimitero? Ma un'ottantina siamo, un'ottantina di ragazzi siamo. Seppellitori, trasporti, pulizie, conduttori del forno crematorio. Le proteste comunque continuano, anche se in maniera più attenuata. La protesta continua con dei presidi a Palazzo delle Aquile. Noi fino al 16 di luglio siamo coperti, dopodiché non abbiamo nessuna copertura. Ora entro il 22 dobbiamo fare il bilancio e noi dobbiamo entrare nel bilancio. La GESIP attende una risposta da Roma, dovendo rientrare nella manovra finanziaria di fine giugno, ma solo se la settimana prossima il governo riuscirà a superare la prova di maggioranza.